Bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo vlog. Ho fatto scappare Ivy, molto bene. Benvenuti in questo nuovo vlog. Come potete notare, io mi sono letteralmente appena svegliata. Ieri sono andata a dormire vestita, sì, tanto dovevo cambiare tutte le lenzuola. Ora corro in bagno a fare skincare perché sto per andare a casa della mia amica Eleonora, che è stata a Chicago per un viaggio di lavoro settimana scorsa e quindi è qualche giorno che non ci vediamo. Perciò sono felicissima di andare da lei, anche perché non so se mi seguite su Gym, ma settimana scorsa ho provato a fare i brownies con mia sorella, i brownies senza glutine. Ieri sera li ho rifatti con Pi e devo dire che sono venuti bene. Abbiamo assaggiato ieri, ci abbiamo fatto colazione, infatti non li voglio vedere per un bel po'. Penso che una metà andrà a mio papà e l'altra metà, che non può mangiare il glutine perché è intollerante, e l'altra metà la farò assaggiare in giro. Infatti oggi ne porto un paio di pezzetti alla mia amica. Speriamo che le piacciono, perché tipo la seconda cosa che le porto, che cucino con le mie mani. E sapete che io non sono proprio uno chef. Ah, ma ecco dov'era Goku. Lo stavo per andare a cercare, ma si è messo sopra la cucina. Ormai ha questo vizio di mettersi lì sopra, va bene. Noi cerchiamo di non rompergli troppo le scatole e farli salire dove vogliono, però ci sono dei punti della casa dove non vogliamo che salgano, tipo qui sopra, perché noi ovviamente non sapevamo che avremmo preso due gatti quando abbiamo arredato casa. E qui sopra, come potete vedere, ci sono tutti libri e cose molto pesanti e non c'è nulla che chiuda questa mensola. Di conseguenza, se loro salgono sopra qui, rischiano che gli cada veramente tutto quanto addosso e che si facciano male. Allora abbiamo cercato di insegnargli sin da piccoli che ci sono delle cose che possono fare e delle cose che non possono fare, dato che comunque, come altra esperienza con i gatti, ho quella dei gatti a casa di mia mamma e di mio papà, e siamo riusciti ad esempio a insegnargli a non salire sul tavolo quando è apparecchiato e tante altre cose. Loro addirittura vanno anche in balcone, che è messo ovviamente in sicurezza, però in serenità. Quindi abbiamo cercato di fare la stessa cosa anche con Ivy e Goku, e cioè abbiamo cercato di insegnargli cosa possono e cosa non possono fare. Posso dire una cosa? Capelli naturali con la pioggia presa sono un vibe. Penso che oggi li lascerò così. Ovviamente mi darò una pettinata, ma che ne dite? Andiamo che è tardi e lei mi aspetta. Eleonora e Nicola hanno approvato i brownies. Me molto felice. Ieri ho smazzato veramente tantissime mail, fatture, cose arretrate. Invece oggi, dopo essere stata in ufficio per qualche ora con Eleonora e Marco, mi devo preparare per una cosa molto figa. Voi sapete che io amo la Sirenetta alla follia. È il mio cartone Disney preferito. E quando vedrete questo video, già sarà uscito al cinema. È in arrivo la Sirenetta in live action. Tanto mi preparo. Perché? Perché sto per andare alla prima. Ieri c'è stata la prima italiana a Milano. Oggi vado alla seconda prima qui a Roma. La fanno tra l'altro a Porta di Roma, che è il centro commerciale dove lavoravo prima di dedicarmi al 100% ai social. Quindi sono molto felice di andare. E l'evento dovrebbe essere stracarino. Dovrebbe durare anche un po', da quello che ho visto dalla scaletta. E ovviamente vorrei truccarmi un po' a tema. Non penso di riuscire a fare grandi cose con gli outfit, anche perché ci si era rotta la lavatrice. Ieri sono stata un sacco a sistemarla e cercare poi di fare le lavatrici arretrate, e quindi non ho proprio tantissima scelta di vestiti. Diciamo che mezzo armadio è nella cesta dei panni sporchi. Ma vediamo un po' che cosa possiamo fare. Ho steso il Plump Right Back, che è uno dei miei primer viso preferiti, questo qui di NYX Professional Makeup. Stamattina avevo già messo anche solare, crema e tutto quanto, quindi dato che non sono passate tantissime ore non mi sento di doverle riapplicare. Non so che palette utilizzare, forse questa, però sapete, è la Glam Light Michaela in collaborazione appunto con la famosissima TikToker. Io le ho entrambe e questa secondo me ci sta, dà un po' delle Sirenetta vibes. In realtà io qui ho anche proprio la collezione della Sirenetta in collab con Kiko, però se avete visto il video dove ne parlo sapete, quindi direi che per oggi utilizziamo questa sugli occhi. Andrò sicuramente a spulciare lì per qualcosina, tipo le matite che mi erano piaciute tantissimo. Ah, mi è appena venuto in mente che stamattina, quando sono stata in ufficio, però intanto sto mettendo il primer occhi, un altro dei miei prodotti prefe, questo qui di Mulac, è l'unico, si chiama Fix the Chaos. Lo amo, ve lo straconsiglio se state cercando un primer occhi valido. In ufficio avevo lasciato tutti i miei strass e le mie perline, e ho delle perline che sono super la Sirenetta. Le vado a prendere. Mi sono portata anche gli Swarovski, ma queste perle, cioè non posso non usare queste perle. Quindi sì, faccio la base del make-up con questa palette sicuramente, vado a prendere il viola, faccio proprio tipo qualcosa nella parte esterna e nell'interno mettiamo le perline. Mi faccio anche una specie di eyeliner sfumato così e poi subito base. Io ogni volta che faccio queste cose me ne pento amaramente.
perché ci vuole un casino di tempo, però ne vale un sacco la pena. Ho preso come riferimento una foto di James Charles e sto cercando più o meno di fare una cosa simile. Il problema è che, cioè, lui strafigo, io sembro uno scoglio di quelli proprio brutti di Torvaianica, cioè veramente inguardabile. Speriamo che a trucco finito tutto ciò abbia un senso, perché altrimenti potrei piangere sotto la doccia e non andare più. Ok, teoricamente il trucco è finito. Raga, non sono per niente soddisfatta. Non so se il problema sono i colori che ho usato sugli occhi. Cioè, non lo so qual è il problema, onestamente. Fatto sta, bellissima la combo labbra. Ho utilizzato la matita di Diego Dalla Palma, questa la 501 e il gloss di Kiko, sempre della Sirenetta. Non c'è scritto il numero dietro. Comunque questo qui, tutto a swirl. Se andate a recuperare insomma, recuperate anche il colore. Molto bella come combo labbra. Fatto sta sì che c'è qualcosa che mi disturba e che spero vivamente con i capelli prenda senso. Ovviamente vorrei farmi delle onde, anche se dai rumori del cielo potrebbe piovere anche oggi, non ne posso più, ma tanto dovendo stare al chiuso teoricamente i capelli dovrebbero reggere. Vi giuro, vorrei tantissimo mi piacesse farmi i capelli, invece zero, è una cosa che non sopporto. Mamma mia, io invidio i TikToker che riescono a essere super multitasking, perché io ho cercato di girare due contenuti per TikTok, questo vlog, una live dove ho fatto i capelli e sono riuscita a tirare fuori questo look. Non capisco se mi piace, non capisco se mi fa schifo, non lo so, ma non ho più tempo decisamente per ripensamenti. I capelli però sono venuti abbastanza bene, vi faccio vedere in piedi. Questi dietro, a furia di toccarli, li ho smosciati tutti, però per quello insomma che era la base di partenza, direi che mi ritengo molto soddisfatta. Non so che mettermi in mente, questo non è il mio fit, la mia maglietta. Questa tra l'altro l'avevate vista anche nell'ultimo try on haul, la maglietta di Alcott Sailor Moon, che amo alla follia. Non vedevo l'ora arrivasse un briciolo di caldo per poter iniziare a mettere le cose a maniche corte che avevo comprato in quell'haul. Fatto sta che adesso volevo mettermi tipo un corsetto dello stesso colore di questa matita di Kiko, gli occhi, e un paio di panta normali. Vediamo un po' che cosa tiro fuori dall'armadio. E stavo pensando di fare nei prossimi giorni qui con voi anche un decluttering con il cambio della stagione. Siamo arrivati a Porta di Roma per la prima della Sirenetta. Senta, non cadere, che No, siamo alla fine esatto. della scala. Dopo vi faccio vedere bene gli outfit. Cagnolini come al solito, raga. Ultime parole famose, l'abbiamo appena detto nelle storie di Ele. Avevamo deciso di vestirci sobrie, in tuta volevamo venire addirittura. Fit check. Ho deciso di fare questa cosa da giovincella, ossia di allacciare solo il primo bottone. E sono stata già sgridata per le mie unghie, raga. Certo, ma vogliamo dirlo? Cioè, ora qua forse non si capisce bene, ma non vanno assolutamente bene, sono tutte sbeccate. Devo fare il semipermanente. Comunque questo è il fit, ora vi faccio vedere anche la mia amica che è ancora più sirenita. Ed ecco la mia amica! I pantaloni super il a look tema. Sarebbe senza blazer, però Deborah mi ha detto che sembra la sabbia. Esatto, perché se voi ci fate caso, bianco delle perle, i pantaloni del mare. Cioè, la borsa è perfetta, raga, sto urlando, scusatemi. E qui sabbia. Amo, perfetta, anche tu, una vera sirenetta. Cosa ti aspetti da questo film? Spero una meravigliosa recitazione, perché sono sicura che le canzoni mi piaceranno. Spero non sia solo canzoni, canzoni, canzoni. Ok. E un finale a sorpresa. Tra pochissimo dovrò spegnere il telefono, quindi vi lascio con questa immagine. Io non vedo veramente l'ora, tanto poi ne potremo parlare a fondo, perché questo vlog uscirà quando sarà già uscito il film, quindi dopo ve ne parlerò approfonditamente. Sono emozionatissima, raga, vi giuro, ci hanno dato anche una gift bag. Spostata, no, perché volevo provare, no, perché questi sono siti speciali, noi col cuscino, questo stava dentro la gift bag, la sì. Gift bag. E io volevo provare a, il problema è che non si blocca, non l'abbiamo capito. Film finito, stiamo andando alle macchine, che dire, a me è piaciuto veramente tantissimo. Che voto li dai? 9 sì, 9 su 10, gli avrei voluto dare 10, secondo me un paio di migliorie si potevano fare. Hanno tolto anche qualche scena.
che mi è dispiaciuto hanno tolto, tipo Sebastian con il cuoco, che era super funny nel cartone, però capisco anche perché magari l'hanno tolto. Dicevo, secondo me alcune migliorie si potrebbero fare. Io aspetto la Sirenetta 2, perché comunque mi è piaciuto tantissimo, e la Sirenetta 2 è il mio film della saga della Sirenetta preferito in assoluto, con le canzoni più belle. Lo so che molti non saranno d'accordo, però io, grande amante della Sirenetta 2. Detto questo, veramente vi straconsiglio di vedere il film al cinema, perché è bellissimo, bellissimo, molto fedele all'originale, con qualche piccola modifica. Me ne aspettavo di più, vi dico la verità. Mi aspettavo diversi cambi di trama, invece fedele. Ma ciao, da una Deborah del futuro decisamente meno figa rispetto alla Deborah di ieri sera. Volevo fare un piccolissimo appunto su quello che ho detto riguardo la recensione della Sirenetta. C'è una cosa che mentre stavo editando le clip mi è venuta in mente riguardo alla Sirenetta che volevo aggiungere, ed è una cosa che non mi ha fatto impazzire, ossia la color correction. Infatti la mia scena preferita di tutto il live action è la canzone In fondo al mar, perché ci sono un sacco di colori, cioè tutto bello vibrante, vivido. Invece la color che viene utilizzata per la maggior parte del tempo è scura, poco satura, a differenza mia. E questa devo dire che è una delle cose che mi ha fatto meno impazzire del film. Avrei preferito tutto un po' più vibrante, ma mi sembra che questa sia un po' una scia che sta prendendo la Disney ultimamente con i live action. Infatti non so se avete visto Peter e Wendy su Disney Plus, è un'esclusiva Disney Plus, il live action di Peter Pan. Anche quel live action è molto 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 cupo. Detto questo, aggiungo anche una nota positiva: il mio voto rimane comunque 9 su 10, non vedo l'ora di andarla a rivedere. Mi è piaciuto tantissimo Mahmood come doppiatore di Sebastian, veramente tantissimo, anche se si percepisce la differenza rispetto a doppiatori professionisti all'interno dello stesso film, non mi è dispiaciuto. Bravo Mahmood, vi lascio al resto del video e magari mi do anche una pettinata. Oggi super inaspettato, perché ci siamo riparate al centro commerciale, sta diluviando, è colpa del diluvio se oggi faremo shopping, non è assolutamente colpa nostra, ci leviamo da qualsiasi responsabilità. Dove stiamo andando principalmente? Da Miniso. In realtà shopping senza soldi, che non ci siamo portati niente, ma vabbè, però cioè gli occhi sono fatti per guardare le cose di Hello Kitty nello specifico, quindi vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosina, perché quando sono andata a Bologna non avevo trovato tante cose. Oggi tra l'altro è stato anche il compleanno di nonna, quindi le ho portato i miei brownies. Dovevamo andare sì al cinema a vedere la Sirenetta, che io volevo commentare a fondo insieme, però alla fine non ci siamo più andate perché appunto ha diluviato e non potevamo andare con nonna a piedi, così è rimandato, però ci andremo. Eccoci, la nostra meta, ci stiamo avvicinando. In realtà mi dovrei accompagnare anche a cercare delle scarpe. Non la sapevo questa cosa. Oh mio Dio, che carini! Questo è vero, è bellissimo, il gattino maialino. No, ragazzi, tutti i mermicorni. Come non ti piacciono i mermicorni? No, mi piacciono, però ci sono cose che mi piacciono. No, vabbè, sono bellissimi. Ovviamente, subito al reparto Sanrio. In radio. Che felice, è proprio il nostro negozio questo, ragazzi. Bellissimo. Devo dire che io ho molte cose, perché ho questo, questo, questo. Cioè, sono tante le cose che ho. Però c'è qualcosa ancora che mi manca. Prima cosa presa, calzini di Cinnamoroll. E Miki sta valutando questo, io ti dico sì, a parte perché sì, c'è anche prendo, un gattino, ok? Non è un gatto, è un criceto. Oh, che carino! Io ho questo e mi ci trovo veramente benissimo. Credo che anche qui poche cose, secondo me. Cioè, è piccolino il reparto, mi piace tantissimo anche questo, che io con i gatti a pelo lungo lo userei un sacco. Però no, 3.000, quindi farò la brava, per ora prendo solo loro. No, raga, mi piace un sacco. Voglio tutto. Ma questa è troppo bella, poi si chiama Gigi. Sono bellissime. No, vi giuro, ragazzi, non so quale mi piace di più. Sono una più bella dell'altra. Car vlog, non so quanto durerà questo car vlog, perché siete appoggiati veramente che non lo so nemmeno io come vi ho messi. Però ho appena fatto un audio alla mia amica Eleonora dove le dico che mi sento un po' bloccata. Infatti non so se avete visto che in questo ultimo periodo ho caricato veramente pochi video su YouTube, molti sugli altri social, ma su YouTube veramente poco e niente. Questo perché per me maggio è stato un mese veramente difficile, ora siamo arrivati quasi alla fine e devo dire veramente uno dei mesi più difficili di tutta la mia vita. Purtroppo una delle persone che amo di più al mondo
non sta tanto bene fisicamente. Di conseguenza me la sono vissuta proprio male, super demotivata. Tanti giorni ho cercato di stare proprio con la mia famiglia e tutto quanto. Mi sono un po' dedicata alla mia mental health, trascurando un po' tutto il resto, il che mi dispiace veramente tantissimo. E ho sviluppato un po' come un rifiuto nei video seduta, cioè non so come dire, nei video dove sto seduta e vi parlo. Esternare le cose aiuta veramente tanto, far rimanere tutto nella propria testa è veramente deleterio, perché non aiuta letteralmente nessuno, fa rimanere bloccati nei problemi. Vi faccio un mini haul di quello che ho preso, sono veramente due stupidaggini. Ci sono due buste, ma in realtà in una ci sta semplicemente lo scatolone dei brownies che ho portato oggi a nonna. Ho preso da Miniso questi fazzolettini piccoli. Ho dato uno a Pompon Purin, che è il personaggio serio preferito di mia sorella, a mia sorella. Li ho presi perché sono comodissimi da borsetta, cioè non so se si percepisce quanto sono piccoli. Non fare il diavoletto tu, diavoletta. Ciao a tutti. Ok, quindi primo acquisto un po' stupidino, ma anche utile. Come sono utili i calzini di Cinnamoroll che ho preso sempre. Super cute. Ci sono questi con Cinnamoroll così giganti e questi con Cinnamoroll e Macaron. Capisci che Cinnamoroll è il mio personaggio preferito invece? Ecco anche Goku, è venuto a salutarvi. Barattolini, Pompon Purin, My Melody e Cinnamoroll. Ragazzi, che dire, mi piacciono i personaggi della Sanrio. Poi, ultima cosa che ho preso da Miniso, tutte cose utili, non ho comprato stupidaggini. Anche perché la blind box che volevo non c'era, era finita. E mermicorni ne ho uno, il mio portafortuna, e non ne vorrei altri, quello mi va bene. Cerottini sempre Sanrio, con tutti i personaggini. Questi li vorrei lasciare tipo un po' sparsi tra la borsa e la macchina, perché sono sempre utili. La cosa però più utile di tutte che ho preso sono questi tacchi da Stradivarius. Perché? Perché devo andare a un matrimonio, ho un vestito blu che devo dire più lo guardo più mi piace. All'inizio ero quasi convinta di prenderne un altro, invece ora sono quasi convinta, più si avvicina la data di questo matrimonio più sono convinta di tenere quel vestito. E avevo da abbinarci dei tacchi bianchi, però non lo so se è buona cosa mettersi comunque qualcosa di bianco anche che non è il vestito, cioè per rispetto alla sposa non ci si veste di bianco, tipo super vietato. E non so per le scarpe, cioè ok, forse mi sto facendo un sacco di pare, per evitare le ho prese argento. E queste sono belle anche da indossare d'estate. Questi sono gli unici tacchi che io riesco a mettere da quando mi sono rotta il piede. Quindi tutto ok. L'ho pagata una trentina di euro, quindi anche poche. Ne ho visto un paio che mi piace ancora di più in un altro negozio. E non è detto che io non torni a prendere. Però per il momento ho preso queste qua. L'unica cosa è che vedo che non capisco se sono tipo rovinate o sporche. No, ci sono tipo attaccato sopra una cosetta, mi sa. C'è tipo un graffietto qui, non so se lo vedete, perché comunque eccolo, sono argentate, riflettono. Vabbè raga, 30 euro scarpe di Stradivarius, niente di che. Potrei tornare nell'altro negozio a prendere quelle che mi piacevano di più, però dato che avevano anche un prezzo un po' più alto ci sto ancora ragionando. Queste almeno le uso da battaglia, quelle nel caso se dovessi comprarle me le tengo proprio per le occasioni speciali. Ultima cosa, questa forse la più utile di tutte, cioè sono stata proprio brava, brava me. Ho preso una cosa da Tiger che P aveva rotto, ossia questo misurino, viene 5 euro e io vi devo dire, ve lo straconsiglio, perché vedete qui, non so come farvi vedere, no, si vede, ci sono praticamente tutte le indicazioni per i vari ml, grammi, anche il riso, una porzione, due porzioni di riso. È utilissimo per me che non ho la bilancia, anche se in realtà oggi mia nonna mi ha regalato una piccola bilancia che lei non usa. Mi fa morire perché sembra proprio una piccola bilancetta anni 50. Super vintage. Ha detto che gliel'hanno data in un posto dove faceva la dieta. Goku e Ivy dietro mi fanno spaccare. Comunque carina, utile anche questa per quando si deve pesare magari con più precisione qualcosa. Ma vi posso dire, se siete impediti come me, questo bicchierone di Tiger 5 euro va benissimo lo stesso. Prima o poi mi comprerò la bilancetta, quella professionale, ora che sto sperimentando un po' con la cucina. Però per il momento va bene così. Questo era tutto il mio shopping. E anche se vi ho fatto vedere un sacco di cose di cucina, voi direte anche fai allora oggi cucini? No, mi sa che stasera andiamo a cena fuori. Vediamo se riusciamo a prenotare un ristorante qui vicino, perché lo vorremmo provare. È un ristorante che va un sacco, che ci abbiamo qua vicino casa, quindi vogliamo vedere se è buono. Andiamo a vedere se...
È il momento del decluttering, amici. Voglio fare il cambio di stagione perché prima sono uscita a comprare croccantine ai gatti e fa un caldo inimmaginabile. Ma non solo, ne approfitterò per fare decluttering. E dato che ultimamente sto rimodernando tutto il mio armadio delle scarpe, diciamo la mia shoes collection, vorrei partire proprio da quello, anche perché avete visto che sto cercando delle scarpe per il matrimonio, quasi quasi torno e me ne prendo anche alcune che avevo visto ieri ma che ho lasciato in negozio, e quindi devo fare spazio. È anche iniziato quel periodo dell'anno in cui inizio a non asciugare i capelli. Avrò sicuramente problemi alla cervicale d'anziana, ma per il momento siamo giovani e non ci pensiamo. Pensiamo alle scarpe però, priorities, le proviamo anche quelle su cui sono indecisa. Tipo partirei da queste qui di Quanticlo che, raga, vi giuro, le ho trattate malissimo, veramente malissimo, perché nonostante le abbia utilizzate pochissimo, gli si sono anche già staccati dei brillantini, non so se riuscite a vedere qua. Quindi queste andranno a qualcuno che ha voglia di fare un po' di DIY, perché in realtà sono molto belle. Ora ne metto una così ve la faccio vedere. Allacciata proprio così a caso proprio dietro il divano sfatto, vabbè, giusto per farvele vedere, sono molto belle. Indossata non è che si veda tantissimo che manca qualche brillantino, però la tipologia di tacco non è la più adatta al mio problema al piede, quindi unendo le due cose io direi che queste le posso salutare, e le troverete sul profilo Vinted di mia sorella. Goku, lasciami dacci! I pantaloni con i lacci non sono stati una buona idea. Lascia il laccio, puzzone! Quello è il mio piede. Beh, ho deciso che vi lascerò per terra. Le proviamo direttamente le scarpe, non dire che vi faccio 3 ore di premessa. Ma che fai? Che c'è, amore? Queste scarpe sono molto carine, ragazzi. Molto, molto carine. Le ho messe solo una volta a Santorini l'anno scorso. Unica volta, perché questa roba l'ho riscontrata ieri anche provando varie scarpe da Stradivarius, Pull&Bear, Bershka, questi negozi così. Infatti queste sono di Pull&Bear, se non sbaglio. Vedete quanto spazio c'è in punta? Io non capisco se è un mio problema perché ho il piede corto, anche se ho un 39, quindi non vedo come sia possibile. Cioè, magari il mio piede si sviluppa in maniera strana, però avanza davvero troppo spazio avanti. Quindi queste comodissime di questo blu meraviglioso sarebbero state perfette anche per il matrimonio, perché sono dello stesso blu del vestito. Ma raga, cioè, non mi piace questa cosa che c'è tutto questo spazio. Quindi secondo me anche loro possono andare. Me ne pentirò. Sono molto belle, ma gli dovrei letteralmente tagliare un pezzo. Per ora 2 tacchi su cui ero indecisa, 2 tacchi andati via. Il decluttering procede bene. Se vedete cose che sembrano polvere lì per terra, raga, non è polvere, sono peli di gatto e pezzi di tappeto. Va bene. Ora mi provo un paio di scarpe che mi piace da morire e che molto probabilmente infatti terrò, anche se non le metterò mai, perché sono dei tacchi a spillo. E voi sapete che io e tacchi a spillo non andiamo proprio d'accordo, soprattutto post piedino, ma sono troppo belle, quindi questo è un altro paio super principesche. Mi sa che me le tengo uguale. Cioè, guardate che belle. A parte come l'ho messa, c'ho tipo un dito tutto storto, vabbè. Ma sapete che in realtà non sono manco scomodissime? Cioè, tipo da tenere così per fare una foto, fare 4 metri. Comunque no, vabbè, non le indosserò, almeno non finché non riprenderò bene l'utilizzo di entrambi i piedi. Ma sono troppo belle, non posso darle via. Sono tipo retate nere, meravigliose, super eleganti. A malincuore invece credo darò via questi stivali fucsia. Anche loro messi una volta, non so come, ma sono riuscita a rovinarli leggermente, probabilmente con il tavolo. Fatto sta che li devo dar via perché sono troppo alti per me. E in realtà sono rovinatissimi, mi sa che questi li dovrò buttare. Io me li sarei messi lo stesso, cioè magari li metto a 50 centesimi su Vinted, magari giusto per vedere se c'è qualcuno esperto di DIY che vuole dargli una seconda vita in qualche modo. Sono stupendi, stupendi, ma sono troppo alti, troppo troppo alti. 0 plateau, prima del piede li potevo mettere, ma adesso non me la sento. Cioè, li guardo e dico che belli, sono anche comodi, raga, ma il mio piede non può stare così tanto in questa posizione senza un minimo di plateau. Non so se si vede che sono leggermente rovinati, cioè in realtà sono abbastanza rovinati. Non lo so, ditemi se c'è qualcuno di voi che li vuole, veramente a 50 centesimi, ame. Non so nemmeno se si possono mettere le cose a 50 centesimi, vabbè, 50 centesimi, 1 euro, il minimo che si può mettere su Vinted, ve le metto a quel prezzo lì, perché sono veramente fighe, soprattutto il colore
Pazzesco. Queste mi hanno talmente tanto traumatizzata che nemmeno ve le metto. Sono le scarpe che mi hanno ammazzato i piedi a Bologna durante la serata degli Oscar. Quindi le vendo a malincuore perché sono bellissime, ma so per certo che queste proprio non le posso mettere. Stupende di Zara e mi hanno fregato ben due volte. Una volta al matrimonio di un'amica sono dovuta tornare in hotel a mettermi le scarpe da ginnastica. Alla notte degli Oscar invece direttamente le Ugg, quindi meravigliose, ma le vendo a qualcuno di voi che gli vuole dare una seconda vita perché io non ne voglio più vedere, cioè nemmeno adesso me le provo. Mentre sto ripensando un po' a questi stivali, vi giuro non mi fanno male, sono comodissimi, mi piacciono, poi sono anche talmente rovinati. Aspetto di leggere i commenti magari prima di caricarli, se c'è qualcuno che li vuole glieli vendo, però se no forse me li tengo io, perché a me non disturba il fatto che siano un po' sgraffignati. Però magari a qualcuno che ci tiene, insomma, può non far piacere. Fa caldissimo con i capelli sciolti, già non li sopporto più comunque. E in realtà non è che mancano tantissime altre scarpe, perché le altre so già che le voglio tenere, non sono nemmeno tutti quanti tacchi, cioè la maggior parte sono scarpe basse. Ah, sapete cosa? Sempre dalla serie scarpe rosa. Provo queste che avevo preso per The Beauty House, l'ho messa nella prima puntata della seconda stagione, nella serata anni 2000 karaoke. Di queste pospiede mi fa paura il fatto che non abbiano nulla che regga dietro. Questo mi spaventa parecchio. Ovviamente le mettevo prima del piede e non avevo problemi, però adesso vediamo, proviamo. Il problema di queste scarpe, che fittano come un guanto, è che ovviamente essendo fatte a ciabatta, si ciabattano, vedete che si alza una parte, non so se mi piace. Amore mio! Amore, tu che dici? Ti piacciono queste? Che sono carine, però... Se avessero avuto un laccetto, ovviamente comodissimo, sembra di stare in ciabatte. Se avessero avuto un laccetto, ma per una cena fuori dove non si deve camminare, non sono male. Il confronto con le altre scarpe mi ha fatto decidere ufficialmente di tenere queste qui e scartare quest'altre. E vi dico la verità, non mi ricordo nemmeno più quale avevo preso per The Beauty House. Forse queste erano quelle di The Beauty House, sono molto simili, solo che queste hanno il tacco più sottile e tutta la fascetta di glitter, mentre queste hanno il tacco spesso e la fascia grande. Per comodità, dato che sono entrambe basse, mi tengo queste, entrambe rosa, e invece vendo su Vinted queste qua. Ufficiale, quindi nel link dell'info box troverete in vendita sul Vinted di mia sorella queste quattro scarpe, oltre ai vestiti che sicuramente declattereremo tra pochissimo. Goku ve le tiene d'occhio, fa il controllo qualità. Sono capitata per caso in un corner pitta rosso e mi sono innamorata di queste scarpe. Poi tra l'altro non costano niente e secondo me sono meglio di quelle che ho comprato l'altro giorno per il matrimonio. Mi sarebbe piaciuto tantissimo rimanere vestita, ma si muore di caldo. Io sono uscita a maniche lunghe. Comunque, oltre le scarpe, ho preso due cose per un video che probabilmente vedrete anche prima di questo: il paio di scarpe della clip precedente, e sono andata a fare la spesa. Quindi vuota la spesa. Frullatore, amici, frullatore. Ne ho preso uno che stava in offerta, veniva originariamente 52 euro, l'ho pagato 30. Perché? Perché l'altro giorno su Amazon mi sono presa un mini frullatorino portatile per vedere se l'avrei effettivamente utilizzato. E dato che ci sono andata in fissa, ma sto mini frullatore, raga, va bene solo per fare gli smoothies e cose molto molto easy, l'ho mezzo distrutto per triturare gli spinaci. Quindi ne ho comprato uno un po' più grande, un po' più serio, magari stasera lo provo. Poi abbiamo preso le uova, piadine, farina di riso, gallette queste qui con lo yogurt sopra già messo per quando non lo sbatti, spaghetti, due cream caramel proteici, l'avevamo già provati e per fare uno spuntino un po' goloso sono strabuoni. Eritolo, raga, ho visto che nelle ricette tutti usano questo eritolo, quindi oggi l'ho visto, vabbè dai, ci provo pure io, dato che mi sto addentrando nel magico mondo delle ricette che per il 90% dei casi non vengono. Tortillas, una cipolla alla modica cifra di 5 centesimi, non ci potevo credere quando l'ho prese. Pistacchi, granella di pistacchi, burro e anacardi, mozzarelle leggere, cacao amaro, sempre per le ricette, un po' di verdura, carote, zucchine romane, zucchine normali, broccoli, ceci, spinaci, appunto per riprovare la ricetta di ieri, feta light, passata di pomodoro in offerta, patate dolci, non le ho mai prese da fare in casa, vediamo come sono. Beyond Burger, questi sono i migliori, tra l'altro non hanno soia, non hanno glutine. Beyond Meat è proprio la mia marca prefe di robe vegetariane. Avevamo preso anche due succhi che abbiamo bevuto e tre pesti al limone, sono buonissimi questi pesti al limone, raga, non me li finite, vi prego.
e il pesto di pistacchio. Oggi faremo tra l'altro uno di questi pesti con una pasta. Infatti metto a posto la spesa e inizio a cucinare. Di solito la pasta la fa sempre Pi, ma oggi non si sente tanto bene, quindi volevo cucinare io. Vediamo un po' che cosa cazzo fuori, raga. Non assicuro nulla. Mentre riempio la pentola d'acqua, ecco qua la pasta che mangeremo oggi. Di questa marca De Angelis, ci era piaciuta un sacco la pasta di cavolfiori. E oggi abbiamo questi tortelli ricotta e spinaci da provare. Speriamo siano buoni, li faremo con il pesto al limone perché vi ho detto in fissa, raga, è troppo buono. Siete pronti? Butto tutto giù. Almeno le file iniziali, così vedo che cosa c'è dietro. Tanto è praticamente tutto da mettere sopra. Credo che questa sia tipo l'unica cosa estiva che ho nell'armadio e non so nemmeno perché è lì. Anche perché se l'avessi saputo l'avrei messa prima. Ed è questa magliettina di Dollskill con tutte le wings sopra. Fino ad oggi non avevo un reggiseno adatto per metterla, ma adesso ce l'ho. Ma che è sto capello? Ho fatto un po' di shopping di reggiseni e ne ho trovato uno perfetto per questa maglia, quindi rimane. Mi metto una serie Netflix di sottofondo perché devo piegare tutta questa roba per prepararla per il change. Ho trovato un'altra maglietta che avrei potuto mettere. Non ce la farò mai a finire entro stasera, ma noi ci proviamo lo stesso. Che fai? Mi aiuti? Bravo amore. Qui non si finisce più. Questo è il balletto della stanchezza con il vetro sporco. Allora, che succede? Sono la puntata 800.000 di sta serie che sto vedendo. Ho preparato tutte le cose invernali in questi scatoloni, declatterato qualcosina, non tantissimo. Non ho provato nulla perché nel frattempo ho fatto veramente una sudata spaziale e non volevo impuzzare nulla. Cioè, veramente sono grondante. Questo è il mio armadio adesso. Ovviamente le cose estive occupano molto meno spazio di quelle invernali, oltre che essere di meno, e infatti dovrò mettere delle cose invernali che non sono entrate in questi robbi anche qua, non so come, non so quando. Sto finendo di vedere qui che cosa posso eliminare o sistemare meglio e non ne posso più. Cioè, stavo seriamente valutando di prendere tutto e lanciarlo dentro l'armadio per continuare il lavoro domani, ma devo farmi forza e finire, perché altrimenti se non lo faccio oggi me lo ritrovo comunque un altro giorno. È un cane che si morde la coda da solo. Fuori si è fatto buio e la situazione è questa, direi decisamente meglio, ma ancora non ci siamo. Ora sto cercando semplicemente, raga, di piegare le cose e metterle sul letto così piegate come ho iniziato a fare con i pantaloni, per poi spostarle in una busta e domani metterle qua, perché non ce la faccio più, vi giuro, non ce la faccio più. Ora stavo facendo le felpine, volevo mettere i pigiami nell'armadio, ma c'è un piccolo blocco. Nel frattempo mi sono anche messa il pigiama. Io, ragazzi, spero veramente tantissimo che questo video vi abbia fatto compagnia. È un vlog un po' così, lo descrivo proprio un po' così, però serviva a me sicuramente per riprendere un po' il ritmo. Sapete che non ho pubblicato molto in questi mesi. Se mi seguite su IG sapete anche il perché, trovate comunque tutti i link giù nell'info box per seguirmi anche sugli altri social. Poi magari parleremo un po' meglio, però adesso volevo proprio terminare con quest'ultima fase di decluttering cambio stagione il vlog che avevo iniziato 2 settimane fa e che poi proprio per il bene della mia salute mentale avevo interrotto, così come avevo interrotto la registrazione di tutti i video che sarebbero dovuti uscire. Però amici, io abbastanza fiera di me sia per aver fatto questa cosa oggi, ma anche per avervi pubblicato questo video, e quindi spero appunto che, come è servito a me farlo, scusate se traballa la messa a fuoco ma è buio, spero sia servito anche a qualcuno di voi magari per distrarsi. I love you e ci vediamo al prossimo video. Ciao ame.